perché si vuole con questo bando incrementare la quota femminile carente negli anni precedenti, nei decenni precedenti, nel settore agricolo. Questo bando in cosa consiste? Molto probabilmente la prossima proclamazione sarà sulla falsariga di questo. Consiste nel dare un aiuto all'agricoltore sotto i 40 anni, di età inferiore ai 40 anni, che si avvicina per la prima volta in agricoltura. In che cosa consiste questo aiuto? Consiste in un finanziamento a fondo perduto, una parte, che è proprio questa, che gli consente di iniziare l'attività agricola, di sopportare le prime spese e quindi di affrontare la gestione aziendale. Ovviamente non vi dovete preoccupare nella casistica, dice, ma una persona che non viene dal settore agricolo sotto i 40 anni come fa ad iniziare un'attività agricola? Com'è possibile? Inesperto. La Regione con queste misure che poi vedremo per il primo insediamento, il pacchetto multimisura, viene chiamato proprio così perché è composto da diverse sottomisure che consentono alla persona, in questo caso un giovane, di apprendere delle conoscenze durante il corso dell'investimento. Che cosa significa apprendere le conoscenze? Significa frequentare dei corsi, mettere in sicurezza l'azienda, informarsi e acquisire degli attestati. Gli attestati sono diversi, che vanno dalla vecchia 626, che adesso non esiste più, adesso si chiama legge 81, quindi deve frequentare un corso inerente alla materia sulla sicurezza e sui luoghi di lavoro, perché l'agricoltura, non pensate che sia un settore estraneo, è un settore come l'industria e quindi ha maggiormente delle precisazioni riferite al sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutte le aziende che partecipano a dei finanziamenti pubblici devono mettersi in sicurezza. Mettersi in sicurezza ha dei costi, però sono costi previsti dalle normative. Sempre nell'ambito della sicurezza, qualcuno di voi avrà sentito parlare del documento di valutazione dei rischi, il DVR. Il DVR non è altro che un documento redatto in genere da ingegneri in cui il professionista valuta tutti i rischi presenti in azienda. I rischi sono differenti, vanno dal rischio chimico, quindi dalle molecole, dei principi attivi utilizzati in agricoltura, dal rischio meccanico, dalle proprie coltivazioni, dalle proprie strutture presenti in azienda e non solo, il rischio del rumore, per esempio, per i macchinari agricoli, il trattore, vengono valutati una serie di rischi, un ventaglio in cui questo professionista insieme all'azienda valuta tutti i rischi posseduti dall'azienda. E ovviamente tutti i metodi che l'azienda deve, il titolare dell'azienda deve apportare affinché il rischio si avvicini il più possibile a zero e quindi che non ci siano incidenti sui luoghi di lavoro, che un operaio non si faccia male o gli operai durante la raccolta non si facciano male, eccetera, eccetera. Questo è obbligatorio per legge, questo documento di valutazione dei rischi, e tutte le aziende devono possedere, sia se partecipano o non partecipano ai finanziamenti pubblici, soprattutto se ci sono aziende che assumono personale per le diverse lavorazioni. Quindi, vi dicevo, non solo quindi dei corsi questo giovane agricoltore deve frequentare inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche dei corsi sull'agricoltura biologica, sull'acquisto, la detenzione, la manipolazione dei prodotti fitosanitari, dei corsi inerenti al primo soccorso e tutta una serie di altri corsi collaterali. Principalmente sono questi i corsi richiesti nell'ultima programmazione. Poi ci sono delle misure, come vi dicevo, che rientrano nel pacchetto multimisura
che è la, come la misura 114 che adesso fra poco affronteremo, che è invece la consulenza aziendale, cioè l'agricoltore si avvale di professionisti che gli consentono di gestire l'azienda e di apportarvi le ottimizzazioni previste, in modo da avere una maggiore possibilità di mettere sul mercato le proprie produzioni o trovare sbocchi differenti, gestire meglio l'iter agronomico, concimazioni, irrigazioni, fertilizzazioni e tutta una serie di altri adempimenti, compresa anche il documento di valutazione dei rischi, il quaderno di campagna, eccetera, eccetera. Vediamo in dettaglio questa misura. Ovviamente tutte le misure dell'ultima programmazione hanno dei numeri, quindi in questo caso 112. Nella prossima programmazione probabilmente non si chiameranno in questa maniera, avranno altri nomi, altri codici. L'obiettivo è quello che vi dicevo prima, in questo caso è quello di promuovere un ricambio generazionale. La Regione Puglia, come altre regioni dello Stato italiano, si è resa conto che ci sono molti anziani titolari di aziende agricole e pochi giovani. Allora, con questa misura si dà un incentivo al giovane agricoltore di portare avanti un'azienda agricola. Come vi dicevo, nell'ultima programmazione, a seconda dei paesi in cui risiede il titolare dell'azienda, il giovane agricoltore, si dà un contributo a fondo perduto. Nell'ultima programmazione era 25.000 euro nelle zone intensive e 30.000 euro nelle zone svantaggiate. Quindi la regione ha suddiviso i propri comuni, le proprie carte geografiche a seconda di questa tipologia di agricoltura. Quindi è stato fatto un lavoro a monte in cui alcuni comuni, i propri agri, rientrano nelle zone svantaggiate o da agricoltura intermedia e altri comuni invece sono zone intensive. Nei comuni a zone intensive l'aiuto è inferiore, 25.000 euro. Nelle zone invece agricoltura intermedia o svantaggiate è 30.000 euro nell'ultima programmazione. Nella prossima programmazione si sta ipotizzando di aumentare questo aiuto fino a 40-45.000 euro. Sempre a fondo perduto. Un altro aiuto che ha dato la Regione a questi giovani che volevano iniziare un'attività agricola è anche un aiuto sugli interessi passivi. Che significa? Per essere credibile un'azienda portata avanti da un giovane agricoltore, bisogna presentare un progetto alla Regione, altrimenti non si ha il fondo perduto e quindi il finanziamento. Il progetto in cosa consiste? Io, giovane agricoltore, sotto i 40 anni, decido di portare avanti l'azienda di mio padre. Mio padre dismette quindi la sua attività, oppure partecipa come agricoltore, operaio, io, figlio, prendo in affitto i terreni di mio padre. Un requisito indispensabile per partecipare a questo tipo di bando è avere un determinato numero di ettari. Ci sono delle tabelle della Regione Puglia e dell'INPS che stabiliscono che in agricoltura ad ogni coltivazione, ad ogni ettaro di una determinata coltura corrisponde un certo numero di giornate. Affinché un ragazzo potesse o una ragazza potesse partecipare a quel bando, vi ho detto è uscito nel 2009, doveva raggiungere le 2200 ore. Le 2200 ore, come vi dicevo, scaturiscono minimo annue, le 2200 ore minima scaturiscono dalla sommatoria delle coltivazioni possedute da questo giovane o in affitto dal padre o in proprietà. Ovviamente
ci sono queste tabelle che stabiliscono, per esempio, i vigneti da tavola sviluppano dalle 700 alle 800 ore a ettaro annue. Tenete conto le arature, i trattamenti, le concimazioni, la raccolta, eccetera, eccetera. Così i vigneti da vino, gli oliveti, eccetera, eccetera. Ovviamente un vigneto o una serra orticola sviluppano più giornate, più ore lavorative all'anno rispetto a un oliveto o un mandorleto. E quindi un giovane, per accedere a questo bando, può presentare un progetto con pochi ettari se ha un vigneto da tavola. Se ha un oliveto ne deve presentare molti di più, molti di più. Quindi questi sono dei requisiti minimi. In linea generale, approssimativamente, se qualcuno dovesse chiedermelo, approssimativamente perché un giovane nel 2009 potesse partecipare a questo bando, se avesse avuto un oliveto, doveva avere almeno 6 ettari di oliveto circa. E invece ho detto può prendere in conduzione, in affitto, quindi può anche chiedere a familiari. Non, se uno ha un, questo è un bando. Poi vediamo quelli che uno si può avvicinare anche con pochissimo all'agricoltura, come ha detto lei, naturale, tra parentesi biologica, o altre forme di finanziamento. Diciamo, per questo bando bisogna avere il vigneto sviluppa 800 ore lavorative annue da tavola, a seconda se è scoperto o coperto con i teli dell'anticipo o del posticipo. Un vigneto da vino massimo 700 ore a ettaro all'anno, quindi secondo che cosa l'agricoltore coltiva. Se un agricoltore avesse partecipato con dei vigneti da tavola, gli bastavano 2,5 ettari per partecipare nel 2009, se avesse avuto dei vigneti. Quindi la zona della provincia di Bari, per esempio Rutigliano, Noicattaro, Adelfia, che sono vocate all'agricoltura, la viticoltura da tavola, bastava poca superficie per presentare un progetto e quindi partecipare. Senta, ma questi calcoli che stiamo facendo riguardano una persona sola, individuale? Una persona sola, individuale. Ogni ragazzo che partecipa a questi minuti deve sviluppare 2200 ore annue, minimo. No. La cooperativa, così come la società agricola, deve lo stesso comunque garantire le 2200 ore. Però in una società, facciamo finta una società semplice, che ci siano almeno due soci, entrambi i soci devono garantire ciascuno 2200 ore. Nella cooperativa, invece, l'importante è che l'etteraggio della cooperativa sviluppi le 2200 ore minimo per partecipare. Chi in che senso dividere il lavoro? Cioè, si spieghi meglio. Cioè, qui noi abbiamo 2200 ore a persona annue. In una cooperativa sono 5 persone, queste 2200 ore sono 5 soci della cooperativa? Allora, se la cooperativa è diversa dalla società, nella società possono essere anche più persone, l'importante è che i due soci fondatori della società abbiano 2200 e 2200. Nella cooperativa, che quindi è composta in genere da più di due persone, l'importante è che gli eteraggi minimi della cooperativa, perché non c'è un vero e proprio rappresentante legale nella cooperativa, perché sono composti da più soci, lì c'è un presidente della cooperativa, ma non c'è come nella società il rappresentante legale e il socio al 50%. E quindi la società deve per forza ai due soci devono avere come requisito i 2200 ore ciascuno. Nella cooperativa no, nella cooperativa l'importante è che qualsiasi siano il numero dei soci, ci sia il minimo degli etteraggi per avere le 2200 ore. Questo in qualsiasi tipo di società, anche per le persone semplici,
sì. La forma più la semplice, no? La idem 2002 per 2, ad esempio, sono due. Sì, sì, sì. Okay, grazie. Sì. Quella è stata una trovata molto, molto sfruttata nella scorsa programmazione, perché alcuni giovani agricoltori, pur avendo i requisiti di essere di età inferiore ai 40 anni, avevano di proprietà dei terreni già da diversi anni e quindi in qualche modo erano esclusi dal primo insediamento, perché il primo insediamento, vi ho detto, un requisito è l'età, ma devi essere comunque non un imprenditore agricolo, un coltivatore diretto, e né avere terreni di proprietà. Se hai dei terreni di proprietà ma sviluppano pochissime giornate, puoi partecipare, però se hai la partita IVA, perché dei tuoi terreni di proprietà devi vendere quell'olio, devi vendere quelle olive, devi vendere quella frutta, quell'apertura della partita IVA ti esclude dalla partecipazione a questo bando, perché sei storico, non sei un giovane agricoltore che oggi, che è uscito il bando, oggi io mi sto insediando in azienda. Poi l'altro grande vantaggio di questo bando è che la regione Puglia ha fatto veramente un passo da gigante, nel senso che ha detto: tu agricoltore, fai il progetto, presenta la domanda telematicamente e poi cartacea, noi la valutiamo. Se il tuo progetto è ritenuto valido, finanziabile, poi puoi partire con gli affitti, con la partita IVA, con il tuo conto corrente dedicato, eccetera. Per il momento la Camera di Commercio, per il momento stai fermo, cioè non acquistare nessun terreno, non prendere in affitto nessun terreno. Vedi, se il progetto poi va in graduatoria ed è finanziabile, ti do un mese di tempo per fare gli affitti, aprire la partita IVA, aprire la Camera di Commercio, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che non vi dovete spaventare dei tanti requisiti richiesti dal bando, perché in realtà il bando poi vi sviscera la cosa più importante, che questa è una partecipazione. Se il budget messo a disposizione per questa misura è notevole, possono anche finanziare tutti i progetti. Se il budget è invece limitato, ovviamente verranno premiate le aziende che assicurano più manodopera. Quindi un'azienda più è grande, più assume operai, e più quel giovane che si sta insediando la prima volta è più finanziabile di un altro che ha giusto giusto 6 ettari di oliveto. È chiaro? Quindi purtroppo è un progetto, quindi è per graduatoria. Però la scorsa programmazione il budget messo a disposizione era notevole, e anche quello futuro, ve lo dirò nella seconda metà della lezione, sarà notevole, perché la Comunità Europea sta spingendo molto su questo aspetto dei giovani e della carenza dei giovani in agricoltura, quindi molto probabilmente finanzieranno tutti i progetti presentati. Ciò che vi voglio dire, valutatelo bene questo progetto, rendetelo il più possibile efficiente, perché così avete più punti e potrete vincere senza problemi il bando. Quindi i requisiti per partecipare a questo bando, già ve l'ho anticipato: l'età inferiore ai 40 anni, la conoscenza della competenza professionale. Qui sono insorti un po' di dubbi su sui requisiti soggettivi e oggettivi del futuro imprenditore agricolo. Vi faccio una descrizione un po' ampia delle persone che lavorano in agricoltura. Avete sentito tutti parlare di imprenditore agricolo a titolo professionale, di coltivatore diretto e di bracciante agricolo. Queste tre figure sono tre figure completamente diverse l'una dall'altra. Il bracciante agricolo è colui, classico operaio, che lavora in agricoltura. L'imprenditore agricolo, che è la figura che la Comunità Europea sta spingendo molto, è colui che dedica il 51%, più del 50% del suo tempo e del suo reddito
all'agricoltura. Che significa? Che l'imprenditore è differente dal coltivatore diretto. Il coltivatore diretto, il classico contadino che chiamiamo genericamente noi, è colui che sta dalla mattina alla sera in campagna e con il suo nucleo familiare porta avanti i terreni. L'imprenditore agricolo è invece una figura differente. Non deve stare dalla mattina alla sera in campagna, ma deve gestire gli operai, li deve indirizzare. Lui, l'importante è che dedica almeno più del 50% del suo tempo all'agricoltura, ma soprattutto deve dedicare almeno il 50% del suo reddito. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Se un giovane fa saltuariamente il cameriere o saltuariamente un altro lavoro, con l'imprenditore agricolo può farlo, perché l'importante è che il reddito annuale dall'altra attività sia inferiore al reddito dell'agricoltura. È lo stesso il tempo. Se io faccio saltuariamente il cameriere, posso dedicare il mio tempo, gran parte del mio tempo, a gestire gli operai, a fare le concimazioni, a fare i trattamenti e a condurre l'azienda, e quindi fare l'imprenditore. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro, come tutte le cose. I vantaggi dell'imprenditore agricolo è che quindi lui, diciamo, partecipa poco alle operazioni manuali in azienda. Li fanno la maggior parte tutti gli operai: la potatura, l'innesto, la raccolta, eccetera. Lui deve solo dirigere, gestire. Ovviamente, se si fa male l'imprenditore agricolo, ovviamente ha un risarcimento INPS, INAIL, limitato. Invece il coltivatore diretto, perché manualmente lui ci mette il proprio lavoro e la propria famiglia, se si fa male il coltivatore diretto ha un risarcimento maggiore rispetto all'imprenditore agricolo. L'altro svantaggio o vantaggio dell'imprenditore agricolo, quale rispetto al coltivatore diretto? L'imprenditore agricolo paga leggermente di meno i contributi agricoli, invece il coltivatore diretto ne paga un po' di più. Quindi ci sono anche questi vantaggi e svantaggi economici che rientrano nella figura del coltivatore diretto e nell'imprenditore agricolo. Ovviamente a questo bando del primo insediamento potevano partecipare sia i futuri coltivatori diretti che sia i futuri imprenditori agricoli. La procedura per essere iscritti come imprenditori agricoli è differente rispetto a quella del coltivatore diretto. Il coltivatore diretto deve iscriversi a una gestione previdenziale INPS minima di 104 giornate, deve sviluppare minimo 104 giornate annue. L'imprenditore agricolo deve iscriversi contemporaneamente anche all'Ispettorato dell'Agricoltura e deve dimostrare nei 3 anni che ha acquisito delle competenze. E vi dicevo che sono quei corsi che vi accennavo prima. Quindi, nell'arco dei 36 mesi, l'imprenditore o il coltivatore, il futuro coltivatore diretto o il futuro imprenditore agricolo deve acquisire queste competenze. Quindi non è brevissimo il tempo, sono 36 mesi, quindi c'è il tempo di frequentare il corso. Pensate un po' al corso dei patentini fitosanitari. Ogni comune ne organizza almeno uno all'anno, due all'anno, quindi, per dire, già un attestato, un documento importantissimo, lo avete in brevissimo tempo. E così gli altri. Se vi informate nei comuni limitrofi, sicuramente ci sarà un corso sull'agricoltura biologica, un corso sulla potatura, un corso sul primo soccorso, un corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi nell'arco di anche 24 mesi li avrete già fatti tutti i corsi. Ecco, proprio qui voglio arrivare. Ovviamente, come vi dicevo, ci sono dei requisiti soggettivi che danno maggiori punti. Se c'è un giovane sotto i 40 anni che ha un titolo di studio inerente al settore agricolo, tipo un agronomo, un forestale, un perito agrario, un agrotecnico, ovviamente ha dei punti
in più rispetto a una persona che ha un diploma di un altro, o una laurea di un altro settore, in economia e commercio, ingegneria, eccetera. Perché è già una persona che ha nel suo bagaglio di conoscenze già qualcosa in più rispetto a un altro diplomato o un altro laureato. Ovviamente se ci fossero due ragazze che hanno lo stesso progetto, 7.30 di Oliveto 1, 7.30 all'Oliveto là, uno è laureato o il diploma di perito agrario e l'altro no, avrà sicuramente un punto in più questa persona che è diplomata nell'ambito dell'agricoltura o laureata nell'ambito agricolo rispetto a un diplomato o laureato in un altro settore. Anche la laurea in veterinaria dà un punteggio in più rispetto a uno che non la possiede. La persona che ha esercitato per almeno 3 anni l'attività agricola, ovviamente anche questa è una persona che ha dei punteggi in più. Vi dicevo la terza figura nell'ambito agricolo, il bracciante agricolo. Se io giovane sono dipendente dell'azienda di mio padre mi chiama per le operazioni di raccolta, le operazioni di aratura perché so guidare il trattore, eccetera, eccetera, ovviamente ci sarà una tracciabilità. Mio padre mi fa l'assunzione, quindi io sviluppo tante giornate all'anno, quante sono quelle che mio padre mi assume per fare determinati lavori nell'azienda sua o in altre aziende. E quella è una tracciabilità e quindi io posso dimostrare all'Ispettorato dell'Agricoltura, alla Regione Puglia, che ho lavorato 2 anni, 1 anno, 8 mesi, 5 anni come operaio. E quindi la Regione praticamente li equipara a un titolo di studio tipo diplomato in agraria o un laureato in agraria. Quindi non è detto che uno dice ma io la laurea non ce l'ho in agraria o in scienze forestali, non ce l'ho in veterinaria, non ce l'ho il diploma di perito agrario, come faccio? Non si deve preoccupare, perché se ha lavorato nell'ambito agricolo con le buste paga, quindi c'è la rintracciabilità, ha lo stesso punteggio di uno che è laureato in agraria. Ok? Domanda. Sì. Quello che vedo è un bell'impegno, sono entro 36 mesi, quindi 3 anni, no? Sì. Bisogna conseguire comunque un titolo che richiede studio, impegno, perché è un diploma o un diploma di laurea. No, deve acquisire delle competenze. Non è detto che si deve prendere la laurea. Chi ha un punteggio, chi già possiede alla partecipazione del progetto un titolo di studio, laurea in veterinaria o laurea in agraria, scienze forestali o perito agrario, ovviamente partecipa già con un punteggio maggiore rispetto a uno che non ce l'ha. Ma quello che non ce l'ha, o comunque quello che già possiede un titolo di studio, comunque in 36 mesi deve prendere questi attestati. Quindi anche il sottoscritto, per esempio, che ha la laurea in agraria, comunque in 36 mesi deve dimostrare che ho preso il patentino fitosanitario, ho frequentato dei corsi inerenti all'agricoltura biologica, all'agricoltura biodinamica, all'agricoltura integrata, tutti i corsi inerenti all'agricoltura, l'agriturismo, per esempio, se ho una struttura da vocare ad agriturismo. La domanda, scusi se insisto, sì. La domanda è, lei parla sempre di patentino fitosanitario, però leggendo lì vedo che il requisito necessario è prendere un diploma di perito agrario. Io sono laureato in giurisprudenza, sì. Quindi devo aggiungere alla mia laurea in giurisprudenza un diploma di perito agrario. Non deve prendere un diploma, lei non deve. Però lì c'è scritto. Uno dei... No, uno dei titoli di studio è se io ho 2 giovani che partecipano. Il 29 ottobre 2009 è uscito il bando, partecipano 2 giovani, hanno tutti e due lo stesso progetto. Quello c'ha al 29 ottobre già la laurea in agraria, quello che non ce l'ha, è chiaro, quindi è solo un fatto di quando io presento la domanda, che attestati c'ho già? Ovviamente il giovane che non ha niente non si deve fasciare la testa. Ha l'impegno che se dovesse vincere il bando, perché i finanziamenti sono tanti, quindi anche chi partecipa con la più piccola azienda vince il bando,
però ha l'obbligo nei 36 mesi comunque la regione ti deve vedere che stai portando avanti un progetto con raziocinio, cioè non devo prendere i finanziamenti e abbandonare l'azienda, assolutamente no. Ci sono, allora, ci sono dei corsi nel pacchetto multimisura della Regione Puglia che sono a pagamento con il rimborso della stessa regione al 100%. Dipende dall'associazione con cui il beneficiario o la beneficiaria sta partecipando, perché ci sono delle associazioni onlus che non c'è neanche l'IVA e quindi io pago 3.000 euro un ente di formazione, mi fa tutti questi corsi, la regione dopo aver dimostrato che ho preso questi attestati mi rimborsa i 3.000 euro e quindi io la spesa è zero, devo solo anticipare. Nella prossima PSR stanno trovando una soluzione in cui il beneficiario non anticipa i soldi, quindi a costo zero, però al momento non ci si può sbilanciare ancora in che forma di finanziamento valuterà la regione per questa cosa. Io parlo di quello che c'è stato: il giovane frequentava il corso, al termine del corso pagava l'ente di formazione mediante una determinata procedura e poi nell'arco di 30-60 giorni aveva il rimborso di tutti i 3.000 euro. Se si trova un'associazione che non è onlus ma è un'associazione normale, quindi prevede l'IVA, ovviamente quel giovane paga 3.000 euro più IVA, ma la regione rimborsa solo 3.000 euro. L'IVA in tutti i bandi, anche per quelli legati al turismo, non viene mai rimborsato, a meno che non sono enti, comune, provincia, eccetera, eccetera. Quindi è una spesa fissa, non rimborsabile, l'IVA. Ok? Quindi... Noi ci siamo fermati e quindi vi dicevo, anche un'esperienza ritracciata mediante le buste paga consentono di dimostrare alle regioni che ho una certa esperienza e quindi posso anche ridurre i corsi previsti. Il piano ci sono, come quello del patentino, il corso dei patentini in genere, se organizzati dai comuni e non dalle associazioni sindacali, sono il 99% sono gratuiti. Almeno. Per multinazionali che sono interessati a vendere il prodotto. Non la mettiamo sotto una nota politica. Diciamo delle multinazionali, c'è un decreto, il decreto 203 del 2001, un DPR 290 del 2001 che dice che chi utilizza, manipola, compra e trasporta prodotti fitosanitari molto tossici e nocivi deve possedere un'attestazione. È come la macchina che guidiamo. Io per guidare la mia auto devo avere la patente. E così là, io per comprare un fitofarmaco devo dimostrare alla farmacia agricola di avere le competenze di conoscere salute, di conoscere i rischi di che cosa sto acquistando. Quindi se la farmacia agricola non esibisce il patentino non ti potrebbe vendere quel prodotto, se è un prodotto molto tossico e nocivo. Fitofarmaci e quindi non ha bisogno neanche del patentino, a livello, voglio dire, così, no? A livello, cioè, come in questo senso, a livello... Io non porto fitofarmaci. Esatto, non apporto. Né li voglio. Io le dico sì e no, nel senso, sì che non deve strettamente avere il patentino, perché lei, se fa un'agricoltura biologica, dice, guarda, non utilizzo neanche fitofarmaci biologici, e quindi non ho necessità del patentino. Le dico no, se lei sta partecipando a dei finanziamenti della Regione Puglia, deve possedere il patentino. Perché la Regione le dice,
perché la regione, le dico il motivo, non è, c'è sempre una logica dietro i bandi, non è solo la regione Puglia, è la comunità europea che glielo chiede. Perché? Perché dice un domani quel principio attivo che non richiede l'utilizzo del patentino fitosanitario scompare, lei poi ha una malattia urgente, come deve fare? Deve ricorrere subito a fare un corso, avere l'attestazione, la malattia già deve aver agito, perdo la produzione e poi avere la certificazione, questo classico patentino, andare alla farmacia quando già è troppo tardi. Allora tu lo fai il corso, lo prendi il patentino che ha una durata di 5 anni, se poi non ne avrai bisogno meglio per te, se poi invece la regione ti viene a controllo e dice vediamo le fatture, è veramente preso dei principi attivi o non ne hai preso principi attivi, ce l'hai la dimostrazione che hai il patentino, allora la devi possedere, ma non solo la regione Puglia, c'è l'ispettorato del lavoro, c'è la comunità europea tramite la GEA, quindi ci sono più controllori e quindi il patentino come il quaderno di campagna e altri adempimenti che adesso non vi voglio riempire la testa rientrano nella baseline, cioè sono dei documenti che un'azienda che riceve finanziamenti deve avere, o finanziamenti per il primo insediamento o per il biologico o per la domanda di integrazione o per il carburante agricolo, tutto quello che vi viene scontato o finanziato deve avere questi documenti, non si transige. Ma questo patentino ha un po'. Allora ho detto se partecipa lei come cittadino di Ceglie Messapica, lo organizza il comune di Ceglie Messapica, lei paga le due marche da bollo, le due fototessere che costano 8-9 euro dai fotografi e va gratuitamente a frequentare il corso, fa l'esame e le danno il patentino. Sì, se invece auto, sì. Auto, no? Mi costa. Sì. Costa il corso, la scuola, sì. La scuola, certo. Allora, mi chiedo come mai per il patentino di questi fitofarmaci non c'è un costo. C'è un costo, le ho detto, perché se partecipano, purtroppo le marche da bollo è un costo fisso che nessuno le può rimborsare. Se è l'ente comune che organizza il corso e si avvale il comune delle spese della gestione del corso e quindi lo fa gratuitamente presso per i propri concittadini, il sindaco organizza un corso, l'assessore, l'assessorato organizza un corso, quindi diventa solo un fatto di marche da bollo e della spesa delle fototessere. Se invece non è l'ente comune, è il suo sindacato o un ente legato al consorzio. Perché mai questo ente dovrebbe essere interessato a fare questo corso? Questo mi chiedo io anche. L'ente, perché mai è interessato a proporre questo corso? L'ente, che è possibile l'ente lo fa volentieri un corso se ha protocollato molte domande di richiesta, perché dà un vantaggio agli agricoltori che non devono andare in giro a trovarsi il costo, dà un vantaggio alla comunità perché dice l'ente io ai miei concittadini do un corso così loro sono consapevoli di come si devono fare determinate cose, non inquino l'ambiente e io non avrò delle spese per andare a togliere l'Eternit dalle zone di campagna che ne hanno buttato o i flaconi dei fitofarmaci che hanno buttato in campagna incautamente, perché io li sto formando per risparmiare nel futuro che non mi inquinino il mio territorio e quindi vi danno anche un mancato inquinamento una fruibilità ai cittadini. È l'ente che deve essere avanti con i tempi, che deve prevedere facendo dei corsi si risparmiano delle spese future. Se io non do questa formazione agli agricoltori e ai futuri agricoltori, troverò le campagne con molti rifiuti, sentite in questi giorni la terra dei fuochi eccetera eccetera. Sta alla sensibilizzazione dell'ente e anche dei concittadini
evitare quelle tragedie, quei danni ambientali. Come si evitano? Anche con i semplici corsi dei patentini si evitano queste cose, rendendo consapevoli i cittadini, quando vedono delle cose anomale, di contattare chi devono contattare. Sì. Più che la sensibilità, si deve parlare di responsabilità della regione e in primis dell'Europa, perché io ho una partita IVA, vivo in campagna. Sì. Però il patentino non l'ho mai preso, sono qua per, sì, per capire, per sapere di più. Sì. Per lì, cui io non penso che sia una questione di sensibilità, sia una questione di responsabilità, perché poi se lei mi fa il discorso della terra dei fuochi, sì, se tutta la popolazione napoletana avesse saputo che il patentino era, non dico facoltativo, ma obbligatorio per l'evoluzione, certo, certo, ambientale, per la difesa ci sono, della salute, no? Certo. Per ci cui sono, io desidererei che cominciasse a parlare di responsabilità. Ci sono dei contesti culturali, territoriali, che mancano di queste responsabilità e di queste sensibilità. Ha fatto bene a fare questa osservazione, è anche un fatto di responsabilità. Certo. La forza che hanno gli agricoltori, e non solo gli agricoltori, di interessarsi, di conoscere queste problematiche, renderebbe l'amministrazione pubblica più responsabile e quindi ci sarebbero più corsi, ci sarebbero più informazioni, più formazione, e quindi si eviterebbero delle conseguenze che purtroppo in alcuni territori ci sono. Quindi io vi faccio un esempio, come docente sviluppo molti corsi di patentini fitosanitari, perché mi rendo conto che l'agricoltura sta cambiando molto velocemente negli ultimi anni e non sempre gli agricoltori seguono questo cambiamento in maniera così repentina. Aiutarli, gli agricoltori, a renderli responsabili delle loro azioni, consente anche alle amministrazioni di agire di conseguenza. Se non vengono protocollate 30 domande, 50 domande al protocollo del comune X, ovviamente nessun assessore, nessun sindaco si interesserebbe del corretto utilizzo dei principi attivi e di come verrebbero smaltiti i contenitori vuoti o di come devono essere fatti i trattamenti, di evitare che si vedano le strade cambiare colore a seconda dei trattamenti che vengono fatti in agricoltura. È brutto vedere le strade un giorno gialle, un giorno azzurre, l'asfalto, e quello significa che quegli agricoltori di quel territorio, di quel contesto, non hanno rispettato le dovute prescrizioni del PR 290 del 2001, quindi non è stata fatta la formazione giusta, non è stata data la possibilità al territorio, agli agricoltori del territorio, di formarsi. Non penso che sia un caso eccezionale di quell'agricoltore che con la sua cisterna irroratrice, mentre rientra a casa, apre la valvola e fa cadere tutto il principio attivo che gli è avanzato durante il trattamento. Questo 10 anni fa era molto frequente vederlo nei miei paesi. Adesso lo vedo molto meno o quasi praticamente assente, perché l'agricoltore si è reso conto, ha avuto anche delle sanzioni, il comune si è reso più partecipe. C'è un fatto di responsabilità di entrambe le parti, sia del comune come ente, ma sia anche della popolazione. La popolazione attiva che dice: guarda che tu la cisterna la devi lavare, non la puoi lasciare così, guarda che se ti è avanzato 20 litri di principio attivo non lo puoi sversare vicino al muretto a secco o lungo la strada al ritorno. Quindi anche il cittadino che non è dell'agricoltura, che rimprovera l'agricoltore e lo rende: ma che stai facendo? Ma ti sei messi gli indumenti previsti dalla normativa? È un fatto. Lei ha detto bene, è un fatto di responsabilità, ma è un fatto di responsabilità. Ma lei sa molto bene che io non vado a dire ad un contadino perché hai versato nella terra quello che non dovevi. È sempre una questione di cultura,
Sì. In questi giorni, in questo periodo, la televisione sta ritrasmettendo Non è mai troppo tardi, che era un programma che si faceva negli anni 50 a chi non sapeva scrivere. Sì. Ora noi, dopo 20 anni di imbruttimento dello Stato sociale e dei diritti e della cultura, dovremmo ricominciare, no? A studiare e a capire. Per cui io non mi permetterei mai di dire al contadino quello non devi farlo. Non lo faccio perché non è di mia competenza, è di competenza dello Stato, della Regione, del Comune, che deve sviluppare. E questa iniziativa è partita individualmente, non è partita da un comune, da una persona eccezionale. Può vigilare i vigili urbani? Ma sarebbe giusto che lei, come docente, sì, incominciasse. Io mi imparto. Non voglio politicizzare, faccio la parte del diavolo. Possono i vigili di un paese come quello attuale controllare tutte le contrade nello stesso istante, nello stesso momento, e tutti gli agricoltori che stanno facendo il trattamento, la potatura? Non ce la fa. Ma infatti la funzione non è quella del controllo, ma è quella dell'educazione. L'educazione non è l'educazione fa parte dello Stato. Per cui abbiamo bisogno di un nuovo Stato, che riporti la terra alla gente. Ma è un'interazione. Io le do ragione solo se fosse una se non fosse interconnessa la situazione. Se, siccome ci deve essere interconnessione, allora ne giova tutta la comunità, e quindi l'aspetto anche culturale di base, perché anche ai bambini si dà uno scenario già culturale di base. Se invece lo consideriamo è lo Stato che deve intervenire, è la forestale che deve intervenire, è i vigili urbani che devono intervenire, allora noi che cosa facciamo? Paghiamo le tasse per niente. Invece dobbiamo essere interconnessi con le amministrazioni. Proprio in questo momento di crisi, in cui anche le amministrazioni stanno trovando difficoltà nei bilanci, dobbiamo essere noi stessi con le nostre associazioni sindacali, i nostri consorsi, le nostre cooperative o semplici cittadini a dire: ma state organizzando un corso? Vi rendete conto che in quella contrada ci sono dei problemi? Perché non protocolliamo tante istanze, andiamo compatti e magari con 100 istanze di patentino, 200 i consiglieri comunali, l'amministrazione comunale, il sindaco stesso, o anche i consorzi, non, o le cooperative che hanno tantissimi soci, basti pensare ai frantoi. Frantoi hanno centinaia e centinaia di soci. Perché il frantoio non interfaccia con le amministrazioni? Perché la cooperativa o il consorzio di bonifica e di difesa del paese X non interfaccia con l'amministrazione? Non dobbiamo considerarli come strutture, enti a sé stanti. Siamo tutti equiparati. Vi faccio un esempio che vi fa capire questa interconnessione. I corsi per i patentini non sono riservati solo agli agricoltori, ci sono tanti utenti che lavorano nella ferrovia che utilizzano principi attivi, tanti utenti che lavorano nei magazzini e quindi devono disinfettare le proprie celle frigorifere, i propri piazzali, che non c'entrano niente con l'agricoltura. Ci sono anche gli operatori dei vivai, sì, interfacciano con un po' con le piante, ma ben poco, perché fanno una manutenzione, eppure utilizzano dei principi attivi. Quindi è tutto un comparto che deve interconnettersi, altrimenti ognuno paga le tasse, poi ha queste conseguenze che si notano in televisione, e rimetterci faccia, eccetera. Mi scusi, per queste categorie che ha appena citato, professionali, sì, c'è obbligo di utilizzo di queste sostanze chimiche, disinfettanti, additivi, allora, inquinanti, oppure sono liberi di utilizzarle o no? Allora, faccio un discorso un po', una premessa, che forse io do dei termini giustamente già scontati, perché tratto ogni giorno con queste parole, con questi termini. Abbiamo 5 categorie di principi attivi di fitofarmaci presenti sul mercato.
i molto tossici, i tossici e i nocivi. Poi abbiamo le ultime due, che sono gli irritanti e di manipolare con prudenza. Queste ultime due categorie le possono acquistare qualsiasi persona, l'importante è che sia maggiorenne. Le prime tre categorie, molto tossici, tossici e nocivi, le possono utilizzare solo coloro che possiedono il patentino fitosanitario. Sì, ma la mia domanda... Quindi la risposta alla sua domanda qual è? Se l'operatore della ferrovia che deve diserbare il tratto ferroviario che va da Celle Messaprica a Martina Franca e utilizza un diserbante molto tossico o nocivo, deve avere il patentino. Perché se ha un controllo del suo datore di lavoro, dei vigili, della forestale, della polizia provinciale, dell'ispettorato dell'agricoltura, lui è inadempiente e può essere sanzionato. Cioè se lascia l'erba è inadempiente, no, ma se toglie l'erba... se durante il trattamento non ha con sé il patentino. Sì, ma dico, ma può anche togliere l'erba senza utilizzare queste sostanze tossiche? Questa è la mia domanda. Certo, è libero, certo, di farlo, sì. Certo, non certo. È vincolato, non è che c'è un provvedimento amministrativo che dice che certe categorie per pulire il piazzale o per pulire certi locali devono necessariamente usare queste sostanze. Questa è la mia domanda. Assolutamente, perfetto, grazie. Ovviamente poi ci sono delle ordinanze comunali che vietano alcune cose, sono un po' più restrittive, ma non certo vanno a dire il principio attivo che devi utilizzare o non devi utilizzare. Assolutamente no. Non entrano in merito a queste cose. Ok, grazie. Di niente. Quindi è chiara la differenza delle figure professionali in agricoltura? Perché questo è uno dei dilemmi che... ha fatto non partecipare molte persone. Quindi. Scusa, le tabelle della regione per il calcolo delle ore di lavoro sì. Sì. Certo. No, sono le stesse. Solo che il coltivatore diretto, per essere iscritto come tale, meno giornate e meno ore, quindi meno giornate, quindi 104 giornate minimo per essere iscritti come coltivatore diretto. Una cosa che non avevo visto sul precedente, non so se in questo prossimo cambio, volevo sapere se tu lo sapevi. Il vivai che sì. Come tipo di lavoro sono abbastanza soggettati alla produzione, simili alla produzione, perché è un lavoro di vivai ormai in Italia, sto parlando. Sì. Provincia di Lecce nella regione Puglia non erano inclusi, mentre per le altre province tipo già Brindisi, Bari, sia per il coltivatore diretto che per l'imprenditore agricolo per tutti e due erano inclusi. Tu sai se io non ero riuscita, avevo chiesto alla Coldiretti a Lecce, non mi avevano saputo dare una spiegazione. Io non ho un'informazione che conferma quella sua, si ricordi? Che riguarda il territorio regionale, non posso una provincia. No, ce l'ho a casa, perché io faccio questo, ce l'ho a casa, andai a chiedere proprio, vidi questa anomalia per la regione Puglia, perché mi ero trasferita in Puglia da poco rispetto, io vengo dalla Campania, e andai proprio a Lecce alla Coldiretti a chiedere. E loro mi dissero, sì, in effetti è strano, dice, non lo so se all'atto pratico, quando uno poi lo fa, vengono e te lo calcolano come gli ortaggi. Però in effetti... non, per la provincia di Lecce non era previsto, contemplato. Non è contemplato, cioè non calcolano, non c'è un numero di ore equiparato. Comunque da queste tabelle di etterocoltura le piante ornamentali non sono previste, non sono previste, e questo è un handicap, perché anche altre colture non sono previste. Però in quel caso io gli avrei consigliato di partecipare lo stesso al bando e di fare una relazione agronomica da un suo conoscente, da un professionista, ovviamente che avesse timbro e competenze, per dimostrare che il numero delle giornate di una pianta ornamentale che non è prevista nel bando, nella tabella più che altro, non nel bando, sviluppasse le giornate minime previste dal bando. E quindi, perché secondo come me, lavoro anche in altre regioni è equiparata agli ortaggi, perfetto, in tunnel, perfetto, esatto, e quindi avrebbe potuto partecipare senza problemi, perché poi il funzionario istruttore che riceve telematicamente la sua pratica e sia cartacea
trovando poi la perizia, è la perizia che dimostra che ci sono queste coltivazioni equiparabili e che il numero di giornate per la cimatura della lavanda o del rosmarino eccetera eccetera sviluppano tot giornate, quindi sviluppano il numero minimo previsto dal bando. E quindi secondo me potevo prendere. Faccio un altro esempio, non è solo le piante ornamentali che avevano questo handicap, anche altre tipologie di alberi, per esempio, piante arboree, il melograno, che è una coltivazione che si sta negli ultimi 2-3 anni diffondendo in Puglia, soprattutto nel Salento e anche qui nel Brindisino, si sta sviluppando anche nel Barese. E ovviamente con un bando che adesso vedremo, la regione lo stesso si è trovata spiazzata. Però con questa tipologia di equiparazione la regione ha dato l'ok ad altri progetti che hanno fatto questa stessa richiesta, perché è ovvio che sono delle tabelle che devono essere aggiornate, le ultime risalgono al 2007, quindi non è proprio recente, sono quasi 10 anni che stanno queste tabelle e ogni 10 anni le rinnovano. Probabilmente nella prossima programmazione avremo le tabelle nuove aggiornate e quindi probabilmente arbore come il melograno e altre essenze, oppure le ornamentali che lei citava prima, può darsi che ci saranno già in tabella, diciamo, e quindi non ci sarà neanche quel problema. Ci sono altre domande in merito a questo discorso del primo insediamento? Qui trovate alle mie spalle unità lavorativa annua, è quel discorso che vi dicevo prima, l'unità lavorativa annua è quella che sviluppa le 2200 ore, solo sono dei termini rappresentativi di una sommatoria di ore annuali che sviluppano, che rappresenta un'unità lavorativa agricola uomo. Vi dicevo, allora completiamo la misura del primo insediamento. Vi danno 30.000 euro, vi davano, nella nuova programmazione non lo sappiamo ancora di preciso quanto sarà, vi davano 25.000 euro o 30.000 euro a fondo perduto e subito, una volta vinto il bando e presentati gli affitti, la Camera di Commercio, vi davano subito questa somma, così potevate iniziare la gestione aziendale senza problemi. Bisogna contemporaneamente presentare un progetto, come vi dicevo, effettivamente sostenibile, nel senso che se avevo l'intenzione di fare un nuovo impianto di oliveto in un terreno che era seminativo incolto, la spesa prevista per questo nuovo impianto o di un frutteto o di un vigneto, adesso vi dico le diverse tipologie, la regione vi considerava questo progetto. Che significa? Che se io prevedevo 2 ettari di nuovo impianto di olivo che hanno un costo presunto di 9.300 euro a ettaro, perché ci sono delle tabelle della regione che prevedono per l'oliveto e i frutteti massimo 9.300 euro, la regione dice: guarda, se tu rispetti il tuo progetto di 2 ettari precisi di oliveto, io ti do la metà dell'investimento. Quindi 9.300 per 2 ti danno ovviamente il 50% escluso IVA, 9.300 euro. Ok? Il discorso è diverso per i vigneti, perché per i vigneti da tavola la regione ha nello scorso bando stabilito una determinata tipologia di cultivar, ossia le cultivar a pirene, sono le cultivar senza seme, cioè grappoli d'uva in cui gli acini non contengono semi. Perché la regione ha promosso queste varietà rispetto a quelle nostre tradizionali diffuse? Perché c'è stata a monte una ricerca di mercato e si è resa conto che in Puglia, ma non solo in Puglia, c'è una saturazione delle varietà col seme. Pensate all'Uva Italia, alla Vittoria, alla Regina, eccetera, eccetera. E quindi ha voluto
premiare quelle aziende che partecipassero a questo bando mettendo cultivar senza seme, che sono gradite all'estero piuttosto che in Italia, perché tiravano di più nel mercato europeo, quindi si poteva avere un introito maggiore per l'azienda agricola. Quindi chi aveva intenzione di presentare un progetto con varietà senza, con l'uva da tavola, doveva per forza presentarlo con varietà a pirene. Invece coloro che non volevano mettere cultivar a pirene, ovviamente quel progetto lo facevano al 100% a loro spese. Ok, un'altra tipologia di investimento progettuale è la meccanizzazione. La regione, vedendo un progetto, dice: tu che investimento stai facendo perché io ti possa garantire 30.000 euro, 25.000 euro a fondo perduto? Ti garantisco, che ti devo dire, il trattore, l'acquisto di un nuovo trattore e di un'attrezzatura di affiancamento, una fresa, una spandiconcime, uno scuotitore di quelli piuttosto grandi, tutto al 50%, ovviamente escluso io. Quindi se il trattore costava 28.000 euro più IVA, la regione te ne dà 14, quindi oltre i 25-30.000 euro a fondo perduto ti dà la metà dell'investimento. Nel caso precedente, se io ho fatto 2 ettari di oliveto e ho anche superato le fatturazioni, sono arrivato perché ho trovato più roccia, ho dovuto mettere dei pali per l'impianto irriguo, ho superato i 9.300 euro, la regione ti dice: io comunque ti do la metà di 9.300, anche se tu a ettaro hai speso 10, 12, 13. Così per i vigneti, se tu volevi mettere vigneti con cultivar a pirene, la regione ti dice: io ti finanzio fino a 32.000 euro, ovviamente la metà. Se tu spendi di più di 32.000 euro, io ti do sempre la metà di 32. E quindi il progetto, quindi non lo dovete valutare solo uno start-up al giovane sotto i 40 anni che intende condurre un'azienda agricola e quindi ha i 25-30.000 euro a fondo perduto, ma ti dà anche la possibilità di avere una meccanizzazione o un impianto nuovo al 50%, o tutti e due. Se io ho possibilità economiche, posso presentare un progetto più corposo. Senta, scusi, nell'ambito dell'agricoltura naturale, sì, in tutto il mondo si sta preferendo strumenti di lavoro non meccanicizzati, cioè si sta tornando molto allo strumento manuale. Sì. Quindi come si concilia questo orientamento comune con il fatto che invece in questo caso la Comunità Europea o chi l'ente che finanzia induce, sì, invece favorisce l'utilizzo dei macchinari? Al che momento, peraltro inquinano, insomma. Sì, al momento la Regione non si è espressa in merito a questa sua affermazione. Le posso dire che per questo tipo di progetti, ovviamente se lei non vuole la meccanizzazione, deve puntare ai nuovi impianti, quindi nuovi impianti di arbore e i nuovi terreni che non prevedono meccanizzazione, però al momento deve optare per questa tipologia di progetto. Anzi, è ovvio che poi a verifica, ossia a collaudo, quando è chiuso l'intero progetto, la regione ti ha pagato l'ultima tranche che ti doveva, ovviamente devi anche dimostrare dalle fatturazioni della produzione che non hai messo operai per la potatura, per la raccolta, e in genere chi viene predisposto al collaudo verifica ciò. Non ci vuole l'esperienza di un agronomo o di un perito agrario per vedere se l'albero è stato potato o meno. Però sorge sempre il dubbio a chi viene a controllare la tua azienda che hai fatto dei lavori a nero, e quindi devi dimostrare che non hai fatto determinate lavorazioni negli anni, in questi 36 mesi, e quindi ci sono delle tecniche differenti. Per l'acquacultura ci sono gli animali che ti possono
Ma lo devi dimostrare che c'hai gli animali col microchip, cioè devi dimostrare che hai... Non è tutto finto, è... Per questo tipo di bando, per questo tipo di bando è promuovere una tipologia di agricoltura. Per altri bandi, che come vedremo quelli successivi della biodiversità e dell'agricoltura biologica, che mi state anticipando, ma non vi posso dire delle cose che sennò mi ripeterei. Perché noi siamo interessati a quello, non ad altro. E posso aggiungere una cosa, visto che lei è così gentile che ci sta dando queste spiegazioni, che sono comunque interessanti, perché poi sono proprio quelli che invece assumono a nero, basta vedere Rosarno in Calabria, tutta una serie anche da noi qua in Puglia, ad Adelphia, sì. Io so che c'è ancora, ci sono alcuni che lavorano a nero, molti ragazzi che lavorano a nero nell'ambito dei vigneti, eccetera. Quindi qualcosa non funziona. Ma questo non deve essere una giustificazione. No, dico, non funziona qualcosa, se poi c'è il calcolo delle ore, cioè potrebbe essere verificabile nella produzione, come lei mi sta dicendo, volendo io, si potrebbe arrivare. Se io da un ettaro di vigneto, da tavolo, produco 350 quintali e fatturo 350 quintali, non posso basta dire non fatturarmi che... e scompare no, tutto. Non posso dire che io... non ho messo trattorista per le arature, trattorista per i trattamenti, operai per la potatura, operai per la raccolta, non ci crederà mai nessuno. Anche io sottoscritto ci metto la mano sul fuoco e dici assolutamente non puoi produrre 350 quintali con l'inerbimento, assolutamente. Io ho un'azienda di Adelphia che ha ridotto tantissimo acqua, concimi, con l'inerbimento, con i trattamenti, ma non raggiunge 350 quintali ad ettaro, ne produce 260, 220. Certo. Quindi bisogna stare attenti uno che tipo di cultura vuole fare, perché se è una cultura... Ma lei che ha esperienza nell'ambito, ci sono veramente tutti questi controlli? Perché, per esempio, ho visto l'altro giorno al report, hanno fatto vedere la storia delle patate che arrivano dalla Francia, che subiscono altri trattamenti, e poi arrivano da noi, cambiano la bolla e addirittura diventano italiane. Questo, le truffe in questo ambito sono all'ordine del giorno. Infatti, non per niente. E i controlli sono rarissimi, se non ci sono queste situazioni. Non per niente hanno istituito la rintracciabilità proprio per evitare queste contraffazioni. Ma poi non funziona. Lo so, però tenga conto che noi siamo passati dai finanziamenti a pioggia. Non è lei responsabile, stiamo parlando. Noi siamo passati, voi vi dovete anche a volte vi dovete anche mettere nei panni delle istituzioni, che sono persone come noi che ci lavorano. Si è passati da finanziamenti a pioggia. Veramente tanti, tanti milioni di euro, prima in lire, che per progetti che poi alla fin fine hanno sorto dei dubbi. Adesso invece che c'è molto contabilità nei processi, e quindi è giusto che adesso controllino fatturazioni. Non è che prima non le controllavano, ma forse erano un po' più superficiali. Adesso invece è un controllo minuzioso, non deve sfuggire nulla, perché sono soldi, meno soldi che vengono dati dalla Comunità Europea e che devono andare a persone veramente che ci credono in quello che hanno presentato il progetto e che stanno facendo. Dare dei soldi a persone che poi rinunciano, o persone che avevano intenzione di un progetto e poi lo modificano e poi non lo portano più a termine, prima se rispettavi una certa percentuale comunque il finanziamento di quella percentuale ti arrivava, adesso no. Cioè, se prendi un progetto puoi fare delle varianti, delle cose, ma il 90% del progetto lo devi comunque rispettare, perché hai avuto un punteggio su quel progetto. E questo non è solo per la Puglia, è per tutta una serie di regioni che fanno parte, per tutte le regioni che fanno parte dell'Italia e anche per le nazioni che fanno parte della Comunità Europea. La direttiva è unica, è un momento di difficoltà anche in agricoltura, anche nel turismo, però io se devo dare una ristrutturazione in agriturismo o lo devono dare a un biologico, devo verificare che si sta facendo veramente agriturismo, si sta facendo veramente biologico.
ben venga. Un'ultima domanda, visto che siamo la differenza in realtà, lei si è reso conto che se c'è una differenza tra i finanziamenti che arrivano, parlo proprio di soldi, di, sì, in concreto, quelli che arrivano ad una agricoltura meccanizzata, una agricoltura ancora con i fitofarmaci, rispetto a quella che è l'agricoltura naturale, questa nuova tendenza che dovrebbe portare a delle miglioramenti. Cioè, non ho capito la domanda. Se i finanziamenti sono gli stessi, sono equiparabili, oppure c'è una tendenza a finanziare più questo tipo di agricoltura? No. Ci sono più finanziamenti per chi fa oltre la meccanizzazione, se la vuole fare, per chi qualifica le proprie produzioni. Ci sono tante certificazioni di qualità, biologico, DOP, IGP, eccetera, eccetera, che se uno si immette in questi sistemi di certificazione ha dei contributi in più rispetto a uno che fa la meccanizzazione semplice dell'agricoltura convenzionale. Beh, ma il DOP non esclude l'uno, cioè non esclude l'altra, mentre magari l'agricoltura naturale vorrebbe che tali tecniche non fossero più attuate o messe in essere, per quello che so io, purtroppo, per l'esperienza che purtroppo ho. Purtroppo è solo sul prodotto attualmente che ci quindi cioè non c'è una vera no, anche l'agricoltura biodinamica, anche l'agricoltura biodinamica che è noi come Puglia è proprio recentissima, in altre regioni già sta da un ventennio. Al momento non ci sono finanziamenti che incentivano l'agricoltura biodinamica. È un tallone d'Achille che speriamo nelle future programmazioni venga preso in considerazione. Ovviamente anche lì si tenderà a trovare un meccanismo di rintracciabilità di queste produzioni biodinamiche se vengono rispettate determinate procedure. Vi dovete mettere anche nei panni degli enti, non è facile perché quindi non voglio immaginare la permacultura che cosa sarebbe, cioè, so, ancora lontani oggi, anni luce oggi i sistemi a disposizione dell'agricoltura sono anche il set aside, la coltivazione sul sodo, cioè senza fare l'aratura e la successiva semina sul terreno arato, ma sul terreno già diciamo a riposo. Al momento diciamo non ci sono tante forme di finanziamento per questo tipo di agricoltura. Speriamo che le amministrazioni competenti, quando fanno gli incontri, prendono queste iniziative come la sua proposta e la mettono in programma. Non è facile, ci vuole un po' di cultura e ci vuole anche un po' di quindi ottimismo. Quindi dobbiamo diffondere questo, il verbo, sì, come si suol dire. Sì, va sì. Bene, grazie. E come dicevo prima, il discorso dei patentini, bisogna incominciarlo a diffondere, se si è in un contesto che non è ancora molto diffuso. Bisogna incominciare prima o poi, perché la diffusione, la conoscenza, poi porta le amministrazioni o le regioni ad essere più vicini agli attuali cambiamenti. Va bene, grazie. Di niente. Grazie. Io avrei una domanda, ma in questo momento pare che il biologico sia una delle pochissime cose che stanno andando in positivo nell'economia italiana. E che la Puglia e la Sicilia siano le due regioni che producono una quantità, diciamo, maggiore di biologico in Italia. Sì. E cosa possiamo fare noi che ci crediamo, mi sembra, in questa stanza per aiutare chi fa questi bandi, questi progetti, queste cose, a far capire all'Italia che forse sarebbe il caso che l'Italia prendesse una strada un pochettino più evoluta, visto che è tutto positivo, è l'unica cosa positiva, diciamo. Cioè, accendiamo la televisione e vediamo soltanto parlare di sfighe pazzesche, poi invece c'è un settore che sta andando bene. Perché dobbiamo aspettare 20 anni per avere dei bandi dedicati, oppure una Puglia libera dai veleni veramente? Cioè, nel senso, visto che la Puglia è una penisola che si protende nel Mediterraneo, visto che la Sicilia è un'isola,
sono quelle due, diciamo, regioni che, insieme alla Sardegna, vabbè, loro hanno altri problemi, che potrebbero preservarsi dalle invasioni di queste sostanze tossiche, chimiche nell'agricoltura. Cioè potrebbe essere un'idea da lanciare. Le due regioni che ha citato sono enormi. Sì, sono enormi, però sono ben hanno soltanto un confine, no? La Puglia ha soltanto un confine, la Sicilia ha soltanto il mare intorno, per cui fare biologico seriamente significa anche non avere quello a fianco che butta di tutto di più nel terreno, no? Per quello che ne so io. Quindi dedicare un territorio a quel tipo di agricoltura biologica, biodinamica, tutta la permacultura, tutte queste cose che stanno venendo fuori sempre di più finalmente, e visto che poi la gente comunque che vuole acquistare i prodotti pare che si stia indirizzando in modo incredibile, cioè il fatto che la grande distribuzione stia aumentando sempre di più i banchi del biologico è evidente anche a un cieco, certo. Per cui ecco, questa era la mia domandina. Sì, nella seconda parte della lezione di oggi tratteremo proprio questo punto che sta spingendo molto la comunità europea sull'agricoltura biologica. È un fatto di cultura. Noi ci siamo approcciati a questo tipo di agricoltura piuttosto in maniera recente, però le posso anche dire che nel bando dell'agricoltura biologica del 2009 hanno partecipato il 60% delle aziende per i soldi messi a disposizione dalla Regione Puglia. Nel 2010 l'80% delle aziende per i soldi messi a disposizione, quindi ci sono più soldi che partecipazioni. Questo fa capire che c'è un trend positivo, perché si è passati dal 60% all'80% di aziende partecipanti a questi finanziamenti, e quindi fa capire che c'è più interesse, più cultura, eccetera, eccetera. Però c'è anche da dire che è sempre la cultura personale alla base del consumatore che deve spingere a diffondere questo tipo di agricoltura e anche della genuinità dei prodotti finali. Se non si diffonde questo pensiero, quindi non si può attuarlo poi agli agricoltori, nel senso che anche gli agricoltori ovviamente devono essere messi a conoscenza che oltre alla loro agricoltura che fanno da tanti anni ci sono queste altre tipologie, e questo è al momento un discorso, un handicap per la nostra regione, perché molti agricoltori non la conoscono ancora questa tipologia di agricoltura, ma anche il consumatore che sta diventando negli ultimi anni più attento perché sente molte malattie che ci sono a livello sanitario, e quindi si sta rendendo più consapevole di mangiare sano. Quindi l'interazione di questa catena dal primo anello all'ultimo, se fosse ancora un po' più ci fossero meno anelli, probabilmente si avrebbe una maggiore sensibilità a diffondere questo tipo di agricoltura. Non è facile trasformare un'azienda da agricoltura convenzionale oppure da agricoltura integrata ad agricoltura biologica, non è facile, però questo gap, questo salto potrebbe essere abbreviato, se ho detto, se ci fosse maggiore informazione, interazione tra queste, anche finanziamenti, non peraltro è un anello importante, e dovete sono comunque scelte di mercato, non per niente l'iniziativa dei laboratori dal basso ha riunito nella giornata di oggi, sì, ma
è lodevole già un'iniziativa del genere che, anche se per una platea un po' più contenuta, fa capire un andamento del settore agricolo e non solo del settore agricolo, che dovremmo tutti quanti conoscere, non solo chi viene già da un settore o lavora da 20 anni in questo ambito, ma anche chi è estraneo a questo settore e vuole capirne di più. E alla fine l'informazione è potere, la conoscenza è potere, e il potere sta nelle nostre mani. Cioè, se non siamo noi stessi, i nostri figli, che le si educa a mangiare sano, a riciclare, a riutilizzare, eccetera, eccetera, come si può pensare che un agricoltore di una certa età trasformi i suoi 20 ettari da agricoltura convenzionale ad agricoltura biologica? Non può essere. Nessuno si aspetta che l'agricoltore da solo sia illuminato. Esatto. Dovrebbe essere lo Stato a illuminarlo. Dovrebbe essere lo Stato a spiegare a questa gente: guardate che qua state morendo. Cioè, non è che state morendo perché siete anziani o perché a 60 anni siete destinati a morire di tumori. Cioè, state morendo perché state lì con quelle cose. A me non mi preoccupo di quello che viene buttato nell'asfalto, del resto delle sostanze tossiche. Io sono più preoccupata di quello che viene buttato nei terreni e di quello che si respirano queste persone quando vanno a fare quel lavoro e di quello che poi noi ci mangiamo. Con i laboratori dal basso ci stiamo provando, dovete anche voi sensibilizzare. Dovrebbe essere, secondo me, nei consorsi agrari ci dovrebbero essere i cartelloni di questo evento. Perché qua mi sembra che ci sono soltanto le persone che sono veramente interessate nell'agricoltura biologica, punto. Non vedo signori anziani, quelli che dice lei, che dovrebbero... I giovani sotto i 40 anni ci sono. Mi hanno fermato prima che iniziassi la lezione, che volevano sapere di questo banco. Però quindi... sarebbe bello vedere anche gli anziani, quelli con la capa tosta, sì. Ma ho detto, anche nel vostro piccolo, se avete dei parenti che sono agricoltori di una certa età, ma non solo agricoltori di una certa età, ci sono anche dei giovani che sono interessati all'agricoltura convenzionale. Bisogna farli capire, vedi, che oltre questo tipo di agricoltura ce ne sono questi. Vai a frequentare qualche corso e rendi partecipe, non vedere con i paraocchi solo quel tipo di agricoltura. Ci sono anche dei giovani, veramente dei bravi lavoratori, dei bravi imprenditori, però hanno la tipologia dell'agricoltura convenzionale solamente in testa. Bisogna fargli aprire gli occhi che ci sono tanti tipi di agricoltura e che potrebbe fare anche un'agricoltura integrata, che è una via di mezzo tra un'agricoltura biologica e un'agricoltura convenzionale, se il passo non è... lo vuole fare più graduale. Ovviamente non si può imporre che tu devi per forza fare l'agricoltura biologica o l'agricoltura biodinamica o altro, è perché è la scelta è personale. L'imprenditore sono io decido di cosa fare del mio appezzamento. Di poter imporre siamo d'accordo, però non finanziarli almeno, quello era il senso. Per questo dico una scelta politica alla fine, perché se io finanzio chi meccanizza, chi mi consuma e petrolio, questa è una scelta purtroppo politica, non spetta a me. Comunque la politica la facciamo noi cittadini tutti quanti insieme. Mi auguro che nel futuro anche la quota dei agricoltori integrati, agricoltori biologici, agricoltori che fanno agricoltura biodinamica aumenti, così il parterre, diciamo, dei partecipanti possa essere più numeroso e far capire alle amministrazioni, ai politici prima di tutto, che non è più il 5% dell'agricoltura pugliese l'agricoltura biologica, ma è il 20, il 30, il 50, il 60. Allora magari ci vuole questa tempo. Può essere una tecnica, però se il politico ci arrivasse un po' prima spingendo invece questo tipo di innovazione. Ce l'avete in mano il potere, sia col voto, sia con la che sia andando a stuzzicare gli assessori all'agricoltura, sì, gli assessori parlandone tutti quanti, all'urbanistica, gli assessori, l'ufficio tecnico. Io nel mio piccolo lo faccio, però deve essere una responsabilità, come diceva la signora, la collega dietro, di ognuno di noi. Ognuno nel suo piccolo deve fare il suo dovere. Anche, vi faccio un esempio, anche se usciamo fuori dalle righe, anche il riciclo, la raccolta differenziata, è un cambio di mentalità considerevole che bisogna far capire alle amministrazioni.
ci sono una serie di protocolli di Kyoto, eccetera, che impongono che in certi determinati anni bisogna rispettare la riduzione delle emissioni. Come si fa? Anche facendo una raccolta differenziata responsabile, perché le discariche si stanno saturando e l'inquinamento è quello che conosciamo, è in aumento. Con il differenziato magari si dà una risorsa all'amministrazione comunale che ricicla il vetro, l'alluminio, l'umido, da tanti posti di lavoro l'umido. Chi è andato in Trentino lo sa benissimo quante aziende stanno in Trentino che lavorano con l'umido delle persone, delle singole famiglie, tantissimi operai. Solo che per esempio da noi è iniziata la raccolta porta a porta, però ancora bene, nessuno ci dice dove vanno a finire queste cose. Ci vuole tempo, ci vuole tempo, l'importante è che si parta. Nella speranza, sì, certo, è sempre meglio farla. Bisogna essere ottimisti, che bisogna essere consapevoli, che bisogna sapere che il potere è nelle nostre mani. E noi possiamo fare la differenza nel nostro piccolo, ovviamente non è che possiamo sostituirci al sindaco, assolutamente no, però la nostra iniziativa, la nostra istanza, insieme ad altre istanze, le nostre iniziative, può riunire una sala consigliare e fare una riunione sull'agricoltura di quel territorio, valorizzare una cultivar che sta scomparendo, che è proprio vocata di quel territorio, se parliamo di agricoltura. Se parliamo di riciclo, lo stesso, di sostenibilità, che sarà una delle lezioni successive alla mia, una serie di, per esempio stanno scomparendo una serie di attività artigianali legate all'agricoltura, come i maestri trullari stanno scomparendo, i murettisti stanno scomparendo una serie anche di attività più legate all'agricoltura. Dobbiamo essere noi consapevoli di riattivare queste attività. Qualche volta ci vengono anche in aiuto i finanziamenti. Tutto qui, è tutto nelle nostre mani. Va bene. Qui vi dicevo la suddivisione del territorio, l'aiuto. Gli interessi passivi fino a un massimo di 15.000 euro possono dare, quindi chi voleva informazioni su come iniziare un'attività agricola con questo bando, diciamo, ha tutte le informazioni a sua disposizione. Penso che in questa descrizione, vedete, per questo bando sono stati impiegati la bellezza di 65 milioni di euro, quindi per i giovani agricoltori. Quindi è un notevole budget messo a disposizione dalla Regione Puglia mediante dei finanziamenti comunitari. Ovviamente la Regione ha la sua quota di partecipazione. Questo della misura 114, sarò brevissimo, è una misura che fa parte del pacchetto multimisura del giovane primo insediato, e vi dicevo è la consulenza aziendale, affinché l'azienda il titolare dell'azienda si avvale di professionisti e mette in sicurezza non solo la propria gestione aziendale, sulla sicurezza, sulla tutela del consumatore, il benessere degli animali, che in questo momento ci stiamo sempre dimenticando delle aziende zootecniche, non me ne volgano, chi per esempio ha le aziende che trattano le foreste, quindi rientrano tutti in questo sistema. Il beneficiario sempre sono i giovani sotto i 40 anni, per chi ha partecipato come primo insediamento. Questa stessa misura era aperta anche per tutti coloro che erano già titolari di aziende, quindi dai 18 ai 65 anni, che volessero approfittare della consulenza aziendale, con un premio rimborsabile fino al 75%. Praticamente sia il primo insediato, quindi il giovane, sia un qualsiasi titolare di azienda agricola, con questa misura
avevo un rimborso su 1.800 euro su, un, su una spesa di 2.000 euro avevo un rimborso di una spesa di 1.875 euro avevo un rimborso dell'80%, cioè 1.500 euro. Quindi una serie poi di attività inerenti. Vi ricordo inoltre che ci sono una serie di finanziamenti predisposti proprio per le organizzazioni di produttori, per le cooperative, e infatti per esempio un'organizzazione di produttori, per esempio già che stavamo citando prima la viticoltura da tavola, consente di risparmiare l'8% per esempio sui concimi, l'8% sui i principi attivi, qualora anche i concimi organici consentiti in agricoltura biologica, quindi una serie di agevolazioni anche sull'acquisto di nuove attrezzature. Quindi la nuova programmazione, la nuova prospettiva della Comunità Europea mira appunto a favorire maggiormente chi si unisce ad organizzazioni di produzione, quindi le cooperative, i consorzi, le associazioni temporanee di impresa, le organizzazioni di produttori. Quindi magari se sapete che in una zona è particolarmente vocata a una tipologia di coltivazione, informatevi se questa, anche dal frantoio stesso, se fanno parte di un'associazione di produttori, che so, olivicoli, e quindi farne parte, perché più si è soci, più si hanno delle agevolazioni, più si unisce, più si hanno delle agevolazioni i singoli soci. Quindi ne beneficia l'intera struttura. Io vado veloce su misure, diciamo, in ordine crescente. Poi ci soffermiamo di più sull'agricoltura biologica, non me ne voglio. L'importante è che facciamo un discorso completo, perché se c'è anche uno di voi che è interessato, per esempio, alla 121, è giusto che sappia di che cosa tratta e di che cosa sviluppa. La misura 121, questa è uno degli ultimi bandi della Regione Puglia, è stato uno degli ultimi bandi della Regione Puglia, è uscito a maggio 2012 ed è scaduto a luglio 2012. I bandi, vi faccio questa premessa, durano pochissimo, 30, 40, 60 giorni. Solo il primo insediamento è durato 6 mesi, tutti gli altri durano pochissimo tempo. Quindi che cosa vi voglio dire? Che chi ha intenzione di sviluppare un progetto, un'idea, un tipo di agricoltura, già la deve avere in testa. Nel momento in cui poi con le proprie associazioni sindacali, i propri tecnici o i consorzi eccetera si informa che in quel momento è uscito quel bando, può partecipare e diciamo aderire alla misura e rispettare i vincoli della misura. La misura 121 che cosa tratta? Tratta l'ammodernamento di un'azienda. Che cosa si intende? È la stessa sottomisura del primo insediamento, cioè quello che vi dicevo, se vuole fare un nuovo impianto, una nuova serra, un nuovo vigneto, questo bando a differenza del primo insediamento è aperto a tutti coloro che sono iscritti alla Camera di Commercio e che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli, che hanno qualsiasi età, l'importante è che abbiano questi requisiti prima di partecipare. Ovviamente valgono le stesse indicazioni, devi raggiungere un certo numero di ettari per partecipare, altrimenti potrebbe partecipare anche chi ha il giardino di casa. Ci sono sempre dei vincoli di giornate o ore e quindi di ettari minimi per partecipare. Per l'ultimo bando era più o meno simile al primo insediamento, sono le stesse ordini di grandezza, quindi poco più di 6 ettari per chi aveva gli oliveti, 2,5 ettari per i vigneti, e i frutteti stiamo sui 4,5 ettari. Chi invece ha gli orti in serra bastava poco più di 1 ettaro. Quindi, perché gli orti in serra sviluppano molte più giornate. Lo stesso il contributo è al 50%
ovviamente sia dell'investimento delle attrezzature o della meccanizzazione che sia degli investimenti sugli impianti. Faccio una premessa sugli impianti irrigui. I pozzi artesiani, che sono una voce di spesa notevole per gli agricoltori, purtroppo non sono stati contemplati né per il primo insediamento né per la misura 121 aperta a tutte le aziende agricole. Quindi quella spesa di creare un pozzo artesiano nella propria azienda la regione non lo finanzia. Finanzia invece, o meglio, finanziava la distribuzione delle reti idriche, ossia se io ho un vecchio impianto irriguo ed è ormai obsoleto, vecchio, e voglio cambiare la tipologia dell'impianto, passare da un impianto irrigazione a zampillo, passarla a una a goccia, quindi con un risparmio idrico notevole di acqua, oltre che di costi, la regione, ovviamente tutto nuovo, la regione ti finanzia quell'acquisto con massimo 4.000 euro l'ettaro, escluso IVA, quindi finanziandolo al 50%. Questa è una cosa importante per chi ha di voi un oliveto specializzato, un frutteto specializzato, un vigneto. Questa, anche solo la partecipazione per questa misura, si avevano importanti punti, perché anche la Comunità Europea tende a ridurre il consumo idrico generale, a ottimizzare al massimo la propria disponibilità idrica. Sappiamo benissimo, la Puglia, la Sicilia, la Calabria, la Basilicata, abbiamo grossi problemi dal punto di vista delle risorse idriche e della desertificazione. Questa misura viene incontro proprio ad evitare gli sprechi e a rendere un'agricoltura più vicina, come diceva la vostra collega, a una qualità migliore, riducendo il consumo idrico. Quanto riguarda i pozzi artesiani, sì, volevo sapere se c'è un limite al numero di pozzi artesiani che possono essere creati e se c'è quindi un limite per area e quindi se c'è una difesa anche delle acque del sottosuolo, perché per quanto riguarda il caso che riguarda la mia area, i contadini non si possono permettere di avere un pozzo artesiano, però nella mia strada ci sono già tre pozzi artesiani che forniscono acqua a delle piscine. Allora io voglio rendermi conto quanto è legale per loro aver scavato tutti quei metri, aver essere stati così intrusivi nel terreno ed utilizzare quell'acqua, che è acqua di tutti perché è acqua del sottosuolo, per delle piscine. C'è qualcosa, piscine, che c'è illegale? Piscine per uso? Uso turistico. Turistico, non allevamento? No. No, assolutamente no. Ok, la domanda è chiara. Prima di tutto, la risorsa idrica delle nostre falde è del patrimonio della Regione Puglia, dell'autorità di bacino e quindi del demanio. Quindi chi volesse trivellare per l'utilizzo, l'emungimento, quindi di acqua di falda, deve chiedere l'autorizzazione al Genio Civile e attualmente alla provincia, che è detentrice dell'istanza. Ovviamente, se dalla tua domanda immagino che questi pozzi siano molto ravvicinati tra di loro, molto probabilmente non tutti hanno seguito l'iter burocratico classico, quindi molto probabilmente saranno dei pozzi abusivi, perché ci sono dei vincoli territoriali, non si può trivellare a una certa distanza dal mare, ci sono dei vincoli territoriali su pozzi già esistenti, riconosciuti ovviamente, quindi danno il diniego se dovessi presentare una domanda su un pozzo, su una particella di tua proprietà o di tua conduzione, quando nello stretto raggio ci sono altri pozzi riconosciuti e quindi regolari.
E inoltre c'è anche il vincolo della salinità delle acque. C'è stato un decreto della giunta regionale del 2009 che ha notato dalle analisi che le falde si stanno abbassando, le falde ovviamente della nostra regione Puglia, e quindi hanno limitato l'utilizzo e la portata sia dei pozzi esistenti e di quelli, diciamo, di nuova di costruzione, perché in effetti è proprio una vera e propria costruzione quella che si fa, perché trivellare 300 metri, 200 metri di roccia è in effetti un'opera ingegneristica, non è un'opera che possono fare chiunque, e quindi ci vogliono le autorizzazioni necessarie con l'ok definitivo poi anche del comune. Quindi io al posto tuo mi informerei se quelle persone possiedono le giuste autorizzazioni, e quindi ovviamente allertare gli enti competenti. L'ufficio tecnico è l'ultimo ufficio competente del territorio, e poi c'è il genio civile, che è la sede principale a Bari o a Brindisi, per ovviamente per le sedi provinciali, e poi la rispettiva provincia di competenza. Questi sono gli enti competenti. Ovviamente già il comune a sua volta può allertare questi altri enti. Ci sono delle sanzioni molto pesanti per chi ha dei pozzi abusivi, perché l'acqua è una risorsa oggi sempre più preziosa, e non si può più tollerare addirittura dell'acqua utilizzata per cose che non sono agricole. C'è anche l'utilizzo per uso domestico, ma un utilizzo che lo stesso bisogna fare la procedura come per gli agricoltori per l'uso artesiano, però è una procedura più snella, più veloce, ma comunque è un'autorizzazione che viene rinnovata di 5 anni, e sicuramente le piscine non rientrano nell'uso domestico. Quindi sì. Ma per le piscine di raccolta d'acqua piovana, intendo per le... Quello, volgalmente vengono chiamate piscine, ma quelle sono dei vasconi. No, sì, sono dei cisterne, vasconi, sì, cisterne, oppure le cisterne, le cisterne di accumulo. Quelli sono degli accorgimenti ingegneristici che consentono all'acqua di accumularsi in questi contenitori momentanei, diciamo momentanei come contenuto, non come struttura, e poi di approvvigionare le diverse reti idriche dell'azienda o delle aziende, se si tratta di un consorzio irriguo, di una comunione irrigua. Ci sono finanziamenti a questo proposito? No, solo i finanziamenti partono dall'uscita dal pozzo, da questa cisterna di accumulo. Allora là il tubo, sempre ricadente nella mia proprietà e non sulla strada o dal consorzio, dalla mia proprietà, allora mi finanzio il tubo nuovo che va a distribuirsi su tutta l'azienda o su una parte dell'azienda o su quel vigneto, su quell'altra oliveto, sul pescheto, eccetera eccetera. Quindi non finanziano i metraggi di tubo, la costruzione di tubi che partono invece o da fuori la strada o dal consorzio. Perché la cisterna è differente, non va in falda a pescare acqua, aspetta che il cielo la mandi, come si suol dire, per cui magari era possibile che fosse finanziata, per questo chiedevo. Grazie. Di niente. E le cisterne comunque vanno dichiarate al catasto, se superano un certo metraggio, perché nei nostri territori sono ancora non censite, esatto, soprattutto quelle di una certa valenza storica che andrebbero censite, tenete conto, che andrebbero tutelate. Però ci sono dei finanziamenti sulle norie, non so se qualcuno di voi conosce le norie, che sono delle aree in prossimità di questi pozzi antichi, in cui l'utilizzo di animali facevano muovere delle pulegge che facevano sollevare l'acqua da queste cisterne
non molto profonde, quindi dei pozzi non molto profondi. Ci sono dei, i GAL finanziavano le norie, ovviamente sono, sono rarissime trovarle, sono pochi in ogni comune, soprattutto nei comuni in prossimità del mare, sono, sono, si possono contare sul palmo di una mano per chi ancora ce le ha, che andrebbero tutelate, valorizzate e fatte conoscere soprattutto ai bambini che non ne sanno niente di queste cose della nostra tradizione contadina e rurale. Andiamo al famoso agricoltura biologica, vediamo, o facciamo una pausa. Sì, facciamo un break così. Sì. Se, se c'è il micro dovrebbero essere operativi tutti. Oppure buonasera a tutti, io sono Flavia Giordano della Regione Puglia Arti, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, che è l'ente poi promotore del bando Laboratori dal Basso, perché questo corso che state seguendo fa parte di un laboratorio dal basso. Che cos'è un laboratorio dal basso? È un corso diverso. Perché appunto prevede una partecipazione congiunta tra regione e giovani imprenditori. Laboratori dal Basso funziona così: un giovane imprenditore o un'associazione, come in questo caso Spazio Vegan, esprime un'esigenza di formazione, no? Loro appunto si occupano di sensibilizzazione sui temi dell'agricoltura sostenibile, dell'alimentazione, e quindi hanno esigenza di approfondire alcune tematiche relative all'agricoltura naturale per diventare sempre più bravi a fare impresa o associazionismo. Quindi che cosa fanno? Innanzitutto per imparare loro stessi, quindi parte tutto da una consapevolezza e da un percorso di crescita interno all'associazione, organizzano un laboratorio dal basso. Come? Individuando le tematiche su cui intendono appunto fare degli approfondimenti, e individuando i docenti che intendono seguire, quindi gli esperti da cui intendono imparare, e anche le modalità, e fanno una richiesta appunto Laboratori dal Basso, e noi appunto rispondiamo a questa manifestazione di interesse aiutandoli in parte, però non li aiutiamo del tutto, perché dicevo, loro organizzano il programma, decidono tutto quanto i docenti, noi dall'altra parte compriamo i docenti che ci segnalano, in alcuni casi li facciamo arrivare sul territorio, perché spingiamo molto sia le imprese che le associazioni che propongono Laboratori dal Basso a non coinvolgere soltanto esperti locali, ma magari invitare esperti da fuori, perché magari l'esperto locale appunto è un patrimonio, è più facile da coinvolgere, è più facile da contattare, però con Laboratori dal Basso abbiamo aiutato associazioni e imprese a far venire anche docenti dagli Stati Uniti, da tutto il mondo, oppure appunto dall'Italia. E poi supportiamo anche i contenuti, supportiamo le attività di diffusione dell'iniziativa. Forse voi mi avete visto un po' muovermi nelle file di dietro, perché una delle attività che noi facciamo è quella di diffusione in streaming dei contenuti che vengono appunto dei contenuti che vengono affrontati nel corso dei Laboratori dal Basso. Quindi
mentre voi seguite qui in presenza la lezione, a casa ci sono delle persone che seguono il tutto dal computer. Oggi abbiamo avuto qualche problemino tecnico, quindi abbiamo dovuto sospendere lo streaming, però stiamo provvedendo comunque a registrare tutta quanta la lezione, perché poi voi possiate fruire anche in un secondo momento di questa stessa lezione, perché con Laboratori dal Basso stiamo realizzando tantissimi corsi sul territorio sui temi più disparati, dall'agricoltura alla stampa 3D, alla cucina, inteso ovviamente il taglio è sempre molto imprenditoriale, l'avete visto anche un po' dalla lezione che avete ascoltato, che state ascoltando finora. Per fare un laboratorio non basta scegliere un tema, ma bisogna dare un taglio imprenditoriale, e su questo cerchiamo di lavorare molto anche con i ragazzi in fase di coprogettazione. Quindi quello che dicevo, queste lezioni voi potrete seguirle da casa più in là, quando il corso sarà finito, perché saranno inserite tutte quante sulla piattaforma di Laboratori dal Basso, sul sito www.laboratoridalbasso.it, insieme alle dispense che i docenti vi lasceranno. Quindi è veramente un'operazione di formazione continua. Il bando Laboratori dal Basso è ancora aperto, quindi se volete fare domanda e se siete delle associazioni o delle imprese giovanili di età compresa tra i 18 e i 35 anni, costituite da meno di 5 anni, e avete voglia di affrontare in maniera imprenditoriale alcuni temi appunto relativi al vostro settore, potete fare domanda fino al 27 di giugno. Come dicevo prima, noi non finanziamo tutto, perché con Laboratori dal Basso vi trattiamo da imprenditori. Noi non paghiamo l'affitto di una location, ma vogliamo che da imprenditori voi facciate stringiate delle partnership per ottenere magari una sede dal comune o da altre associazioni, da altri enti. Non paghiamo la stampa delle brochure, sono spese che, se volete, affronterete da soli, oppure anche in questo caso potete trovare dei partner. Non paghiamo le spese di attività, come dire, di management, di gestione del progetto, perché riteniamo che con Laboratori dal Basso, chi presenta un Laboratorio dal Basso è innanzitutto una persona che vuole imparare, e per noi questo è il, come dire, è la controparte. Con un bando che alcuni di voi probabilmente conoscono, Ritorno al Futuro, noi finanziavamo delle borse di studio per andare a studiare fuori. Laboratori dal Basso, da un certo punto di vista, è molto simile, quindi noi non finanziamo nessuna borsa di studio, ma vi paghiamo e vi facciamo venire a casa i docenti che voi ci dite, che ovviamente che abbiano il curriculum e che siano appunto dei profili di eccellenza in questa materia. Quindi se avete voglia di realizzare un Laboratorio dal Basso, potete andare sul sito laboratoridalbasso.it, seguire le nostre attività sulla pagina Facebook e inviarci la vostra proposta entro il 27 giugno. Se invece non avete voglia di presentare un Laboratorio dal Basso, ma comunque vi interessa approfondire appunto le tematiche, come in questo caso relative all'agricoltura naturale o comunque all'agricoltura in genere, vi invito comunque ad andare comunque sul sito laboratoridalbasso.it, perché questa è già la seconda edizione del bando Laboratori dal Basso. Nel corso della scorsa edizione, vedo qui Marco, che è un frequentante, un assiduo frequentante dei laboratori di agricoltura dell'anno scorso, ne abbiamo realizzati due. Uno sulla permacultura e l'altro sull'agricoltura biologica e mediterranea, e quindi potrete seguire tutte queste lezioni, sono disponibili sul sito laboratoridalbasso.it, e potrete scaricare tutte quante le dispense proprio se avete fame di agricoltura.
Stiamo realizzando tanti altri corsi, il mese di maggio e giugno è un mese ricchissimo di eventi, stiamo per pubblicare il calendario completo di tutti i laboratori, potrete veramente seguire tantissime cose, dall'editoria alla comunicazione, alla grafica, appunto dicevo 3D, i corsi sono veramente tanti. E vi segnalo che sempre sul tema dell'agricoltura, questo è nell'area di Trani, della BAT, si svolgerà un altro seminario, sempre su agricoltura biologica. Ovviamente poi i corsi sono diversi ed stiamo cercando anche di dare un'offerta variegata, quindi le tematiche non sono mai le stesse, proprio per dare anche un contenuto a 360 gradi. Quindi, insomma, senza dilungarmi, il mio invito è quello di andare sul sito laboratoridalbasso.it e scoprire tutto quello che abbiamo in serbo per voi. Se poi avete qualche domanda relativa al bando, noi siamo sempre disponibili tramite email laboratoridalbasso@arti.puglia.it, troverete tutti quanti i contatti sempre sul nostro sito. E nulla, buona lezione e buon apprendimento. Grazie a te.